Magister. Come andiamo, dottori? How do you feel? Cina versus Corea. Cina versus Corea. Uomo contro uomo. Here 369 goloso chassis 369 fa double kill in questa serie. Ti regalo la filpa firmata da 369 e me la faccio pure portare dalla Corea, anche se lui è cinese. Now it's time, il quarto di finale, forse al momento quello di livello più alto, non lo so. Gengibi regia era incredibile, quindi mi sa che siamo a livello simile qua, ragazzi. Tanta tanta roba, tanta tanta roba. Jerry GKT pronti, pronti, pronti a vedere. Guarda, 369 sta già masticando. Sta già masticando 369. Dio porco, vuole il sangue. Anche lui, ma dall'altra parte troverà un player incredibile. Kin. E voi direte, Kin è? Non lo so. Signori, il primo team cinese. Il team che questo split ha vinto tutto. Split quest'anno. Quest'anno, ragazzi, di Liga ha vinto tutto. Ha vinto gli split in Cina. Ha vinto l'MSI. Pronti a fare la storia. Una cosa mai successa. Vinti tutti gli split. Vinto l'MSI e vinto il mondiale. Il primo team al mondo. Il primo team di sempre che può fare una cosa così, ragazzi. È incredibile. Solo il pensiero, giusto? Dall'altra parte, i KT. La sorpresa, secondo me, della Corea di quest'anno. Secondo me possono dare. Possono mettere in difficoltà. E soprattutto possono far vedere che i GDG sanguinano. Ed è questo la cosa importante, è questo che voglio che venga fuori da questa serie. Guarda 369, guardate 369, guardate. C'è un giocatore di baseball con la C. Ma è uni questo. Ora guardiamo le comp, ragazzi, però voglio guardarle da qua. Eccoci, eccoci, voglio entrare, poi dopo se voglio entrare. Ingaggio, mamma mia, JDG subito. Aiming obbligato a flasher out all'uno. Posso dire che Missing mi ricorda il vecchio me e che Ruler mi ricorda Ruler. BDD low mid, ragazzi, ma è il matchup. Renekton Praio top, sappiamo di nuovo, raccontiamo il matchup, lo abbiamo visto, ragazzi, questo matchup 20.000 volte. Jax vince early nei primi 4 livelli, poi Renekton domina fino al minuto 25. Rell contro Sejuani fanno la stessa cosa. Tank, guardate qua, vedete Jax che domina i primi livelli, l'abbiamo detto, so che può ingannare, dite Renekton early, Jax killing, bla bla bla, però è così che funziona. Rell, Sejuani, entrambi tank, Leona. Orianna contro Akali. Praio per Orianna early. Akali vince mid game, fino in late game in side lane, in team fight. Skill a favore, secondo me, ragazzi, di Orianna, se ha un metodo per fare una shockwave incredibile. Se no a favore di Akali. Se contro gente immobile, qui abbiamo Zeri più Orianna, quindi ci sta. I due immobili, va bene, carino. E, voglio vedere il mid game quando Akali va con la Praio, che mi aspetto. Ovviamente ora mi aspetto BDD indietro. Zeri scaling AD carry subottimale, perché senza Enchanter. Dall'altra parte ha Filios, scaling AD carry che non perderà mai da Zeri, che ha Uscala perché con Lulu dietro al culo. Molto molto interessante questa draft da parte di entrambi i team. Voglio vedere, Rell dovrà abusare sicuramente su quel Renekton early game, non subitissimo ovviamente, perché comunque Sejuani Jax non è male. Magister Bino 369, te lo dico dopo sta partita, al momento Bino è incredibile. Kuz arriva e se ne va. Praio per Aphelios, ragazzi, questa roba è incredibile. Pensate quanto scala Aphelios rispetto a Zeri con l'Enchanter dietro. BDD 1 di vita, deve stare molto attento. Ancora il TP, giusto il matchup in questo modo, giustissimo. Iron vede 93, grazie dell'anno. Iron vede, certo che il ferro vede. Poi ora glielo fa vedere il ferro. 369, arriva Garavi. Attenzione CC, Renekton in difficoltà, flash di Jax. E 369, dash out, incredibile kill. Arriva Sejuani che prende il coccodrillo mentre scappa. 1v1 Seju Canavi. Canavi non ha il DPS, ma neanche Seju, state tranquilli. Ma Canavi prende la lancia in mano e la sbatte in testa a Sejuani, al porco. Bellissimo, bellissimo questo inizio. Ward per Renekton. No, se perde tutta sta wave, Benny. So che ha preso la kill, ma perde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 minion più uno che ha già perso. Non ti so dire. Zeri senza tiri. Infatti, non mi piace Lord of Chaos. Non mi piace. Bravo, che l'hai notato. L'ho già detto prima. Non mi piace. Guardate qua, ragazzi. Kin, che bella giocata che fa. 369 risponde in maniera incredibile. Ma. Per carità, secondo me Kuz qua se arrivava leggermente prima era... Ma è una questione di attimi, proprio incredibile. Vai BDD, fa vedere un po' di trade, tira questi shuriken di merda. Dopo, se finisce presto la serie, gioco un po' a FIFA che voglio vedere la trivela di Sharon. Spero non me la esca irla la trivela, altrimenti avrei sbagliato io a decidere. Attenzione, Canavi! Arriva e ruba!
come lo Stato italiano. Incredibile, Canavi. Permabanda all'Italia. Ieri dovevate vedere, ragazzi. Tanto ormai lo sapete. Ieri ho fatto Clash. Sono andato con Rumble Mid. Ero 40 minion al minuto 10 con Aatrox contro, che aveva 100 minion. Mi aveva umiliato ed era gold. Perso al primo. Lasciamo perdere, ragazzi. Non voglio più pensarci. Poi ho continuato a fare flex. Posso dire che il Rakan di Missing mi ricorda il Rakan di Sharon, che ha deciso di fare le Ionia contro Lissandra, Maokai, Varus. Un altro CC mid che non mi ricordo. Vediamo questo fight incredibile. Intanto, ragazzi, BDD in difficoltà, ingaggia Knight metà vita, BDD ancora vivo. Qua, ragazzi, Canavi un HP. Canavi verrà esploso. Canavi flash out. BDD ci arriva, però si allunga. 369 stanna Kin. Ma Kin chi è? Chi lo sa? Non lo sa neanche lui. Salta out. 369 flash. Tira fuori l'arpione. Quel cazzo che è la sciabola quadriangolare. Quel cazzo è Maurianna ruba col basic. Vergognosa. Fosse in 369 metterei in pausa il game e pesterei Knight di botte. Con una botte magari, oppure con 369 stesso, perché diciamolo, è un po' una botte. BDD, ragazzi, mid, tira Shuriken avanti e indietro, cortina fumogena, guardate come è fatto bene la cortina fumogena, guardate come la cortina fumogena sembra muoversi verso Orianna, invece è un effetto ottico, sembra quasi che si muove in basso, vedete? In realtà è un effetto ottico. Incredibile prova qua, ragazzi, da parte di Riot, straordinari effetti e particelle grafiche. 369 preso. Facile Eraldo qua per i KT, ragazzi. Molto bene. Molto bene qua, ragazzi. Magister, vengo alla Games Week, ragazzi. Però, dato che l'altro anno non mi sono goduto un cazzo, perché non ho girato la fiera per 3 giorni, perché sono stato in mezzo al popolo, penso che mi metterò la maschera 2 giorni e l'ultimo me la giro. Continuano a giocare su 369. Ingaggio di 369 su Kin. Arriva Kuz però in counter gank. 369 metà HP. Ulti bellissima qua di Kuz. 369 in difficoltà. La turna! E ancora uno per uno. Incredibile quello che sta succedendo in top lane. Ovviamente i gank in questo minutaggio devono andare a favore di Renekton, ragazzi. Ovviamente sì. Perché in questo minutaggio Renekton è molto, molto, molto più forte di Jax. Devono stare molto attenti a dare tutte queste kill al coccodrillo. Troppo. Aiming è unkillable di Kerry King. Kuz, bello. Insomma, TP di Akali. C'è un TP dall'altra parte. No, è solo Akali che ha il TP di vantaggio. Canavi vivi. Canavi è morto. Verso Missing. Peccato. Bravo Missing qua, ragazzi. Bravo Missing qua, ragazzi, facile però premere via, capito? Adesso Knight avanza, ma si becca una Akali. Flash di Lance, W. Akali si butta in, BDD vuole il sangue. Knight in difficoltà, deve andare via. Ce la fa, Ruler, kite back. Ruler, posso dire che al momento Ruler leggermente sopra la di Carry, gli altri la di Carry insieme a Guma. L'ulti di Kuzen, che, ragazzi, guardate la reaction di Ruler. Che cazzo ha clinsato l'ulti di Seju? Due K di vantaggi KT, ragazzi. I JDG sembrano mortali. Guardate aiming, boom. Però i KT non hanno obiettivi neutrali al momento. Oh, BDD ha lasciato out. Shockwave mancata, BDD controllo semplice, Missing arriva da dietro, vediamo se mancherà. Missing ulta, ingaggio, ma BDD dasha oltre e inoltre flash out. Bellissimo movimento di BDD, quasi cavalleresco di Neocropo. Knight, che è un cavaliere in sé, non riesce a salirgli sopra perché è un cavallo pazzo. Kuz arriva, ragazzi, il porchino, il porcello, il porceddu sardo, Skullonise incognita insieme. Canavi qua, ragazzi, vediamo un attimo se proverà il dive. Non lo prova, sei giorni troppo tanky, ma questa torre piano piano cala, esattamente come i viewers di League of Legends Italia. Movimento verso l'Herald qua, ragazzi. Come è andato il clash di ieri? Ho preso il cazzo in una maniera incredibile. Lo sento ancora nel culo, lo sento. È incredibile quello che mi ha messo ieri l'Aatrox Mid. Torre per Knight, incredibile.
let KT dispatched of Gen G for the entirety of the fog being toggled. Are they gonna try and make it? Cusi ingaggia su 369. Renekton che è ancora mezzo in spike, ma deve stare molto attento qua ai KT, ragazzi, perché rischia di tornare. Se ne vanno perché il Tipa Knight, il cavaliere d'ombra, signori, riesce ad arrivare in tempo, ma qua sfrutta un TP. Kanavi cerca il dive, trova il povero Lance, che detta come va detta, merita una morte molto dolorosa perché ha avuto il pick da beta di nome Lulu. Knight arriva con Lampione, lo gira, prende ruler in testa con Lampione. Mi sembra una mossa un po', diciamo, alla napoletana, però riesce a sopravvivere ruler. Era il mid, messo il mostro, il messaggero della landa, eccolo qua, che prenderà la torre mid, che va giù comunque. Quindi l'Herald sarà ancora full vita, facciamo attenzione, non lo sarà. Invece la stitta, l'Herald voleva quella torre, vuole i gold della torre, li prende. No, non è vero, invece sì, prenderà qualcosa per la moglie dell'Herald, un anello nuovo e luccicante, signori. Un grande applauso per gli Herald, che ogni game distruggono le strutture nemiche, sicuramente molto meglio dei nostri alleati, dato che i nostri alleati non fanno mai un cazzo. Quindi Herald, unico vero compagno di team. Mamma mia, Aiming, guarda che roba. 369 flash, incredibile su Aiming, che riesce ad andare out. È ancora vivo, si butta in ruler, attenzione ruler qua, Lance un HP, non mi giri, ragazzi, rischiano di venire tornati perché hanno bussato troppo, guarda qua, hanno focussato Lance, guarda che roba, Aiming si è autopilato, tutti su Lance, che non ha senso, ragazzi, hanno usato tanto su Lance. Knight fuori posizione, flash, arriva BDD adesso, quando arriva BDD possono tornare in modo incredibile, ulti di Aiming, bellissimo, missile morto. Kanavi cerca di tankare, Knight è l'HP, esploso anche ruler, incredibile, c'è il crollo del GDG, boom! Silenzio! JDG fan, silenzio! Bow down to the Kings! I KT dimostrano che i JDG sanguinano! Oh, i JDG perdono il primo... Vabbè, non sono ancora sicuro. Rischiano, non si sa mai. Rischiano di perdere il primo game della serie. Mamma mia, Aiming. Godo. Schiaccianti JDG sto game. Sejuani dash out, Kanavi avanza, Kanavi piano piano, ragazzi, sul cavallo di metallo bendato. Missing non ci va. Come è stato Five Nights at Freddy's, il peggior film che io abbia mai visto. Ruler mid, attenzione ragazzi, la torre mid dei KT è abbastanza low, ragazzi, deve cedere, deve crollare quella torre lì, ma i KT la difendono con le unghie e con i denti. Sejuani zona controllo, zona Nashor, 5k avanti per i KT. A Filios, ragazzi, 3 oggetti con Lulu, Shureli e Chancer, dall'altra parte Zeri con 2 item, con Rakan con 0 item finiti. Direi che il game con Renekton che viene scalato, direi che il game sta andando palesemente a favore dei KT, palesemente, ragazzi. I T devono controllare qua, ragazzi, guardate la mappa, come vi avevo detto prima, no? Akali inside, Orianna che non può, ragazzi, ricordate una cosa, quando avete champion che vincono 1v1 inside, potete andare fino a qua, potete andare oltre. Quando giocate tipo Orianna, Mage, Control Mage, che non possono andare inside, arrivate a prendere la wave che arriva e poi rigruppate, poi ritornate, poi rigruppate, perché 1v1 perdete. Quindi se andate oltre, perdete l'1v1, non ha senso rischiare. È sempre clearing della wave che arriva, group. Clearing della wave che arriva, group, capite? Sempre quel movimento di merda, che è quello che sta facendo Knight. Almeno che ovviamente non c'è la possibilità, vedete Knight? Almeno che non c'è la possibilità, ragazzi, di magari vedete quell'altro tizio da un'altra parte, volete pushare una wave in più. Akali pusha, ragazzi, recolla. E ora, ragazzi, come vedete, Knight sta tornando verso top lane a prendere quella wave. BDD, eccolo qua, BDD, sei tranquillo, non sei Chovy, you are not fucking Chovy. Quelli dei GDG non sembrano incredibili, non sembrano mai incredibili quelli dei GDG, vero? È che vincono sempre. Oh, che dico, Nashor? Bello! No! Fallo! Bravo! La turra, lo shockwave incredibile, vedete, ancora vivo. Intanto Kin fa 1v2 in bot, ruler non può killarlo.
Lance sta cercando. Ruler ha perso tempo là, ragazzi. Qua BDD, Kuz e Aiming fanno il bello e cattivo tempo. Knight in difficoltà, deve correre out. Non ha più il flash, è morto qua Knight. Ciao vecchio, grazie per il Nashor, grazie per il game. Quello che stanno facendo i KT in questo momento è asserire la dominanza più totale. Dicono Cina, andate a fare in culo, tornate nelle vostre risaie, a ridere ovviamente, a divertirvi. Giusto così, ovviamente giusto. Ogni popolo lo merita, ogni popolo merita di divertirsi. Questo è quello che io nei KT. Vuol dire che non c'è differenza tra la popolazione, tutti i popoli sono uguali. Grazie KT per questa dimostrazione di uguaglianza. È questo che cercavo di dire. Certo che sì, Aiming cammina in avanti e dice a 369 369, you are fucking death, under the fucking ground. Tira il dado che vuoi, finisce sempre con il teschio. Oh no, poi cercano qua di levare le torri, ragazzi, ce la faranno abbastanza facilmente. Aiming con Lulu dietro ha un DPS troppo alto. Lulu potrebbe essere un pick di merda che potrebbe dar fastidio ai mondiali. Incredibile come Riot continui a fare schifo come azienda, straordinari. Nerfate quello schifo, levate gli enchanter dal gioco. Una cosa che apprezzo però invece è il fatto che non si giochino carry jungle, ma si giochino carry tank jungle. Questo lo apprezzo molto. Here! Siamo qui, ragazzi. KT 1 GDG 0. Io non voglio dire ve l'avevo detto, ma il destino è con me. Signori, 369 con ovviamente l'Atrox contro Renekton. Io l'ho guadagnata, gli altri no. Via. Gank, ragazzi, mid, esplode qui. Fallo! Godo. Silenzio DGG. Stanno crollando i cinesi, signori. Stanno crollando. Conoscendoli, ricostruiranno tutti in meno di 3 ore. Perché so come funziona l'ambiente cinese. So come funziona, ragazzi, lo so benissimo. Però, tuttavia, i cinesi sono indietro in questo momento. Kill di Kuz. Knight indietro, si gode. Kuz qua, tira giù il Gromp. Guardiamo il replay, ragazzi, di Kanavi. Kanavi che avanza verso il Gromp. Kuz però lo ignora, vuole il gank in mid. Passa, Knight in avanti. Kuz arriva, c'è anche BDD naturalmente in lane in face. Knight tira la spell, doggiata facilmente. Non riesce a scappare. Non flasherà mai perché, ragazzi, naturalmente era preso al 100%. Certo che sì. Yeah. Oh, guarda Knight. Quasi il predict, ragazzi. È una malattia di merda. Dai, fate vedere qua. Drago per i GDG. Godo, ragazzi, mi dispiace, ma Kuz meritava di morire. Aiming riesce a flashare out, ma c'è Kanavi. Kanavi però ignora, aveva tutto in cooldown. Fortunatamente per i KT, molto fortunatamente, ragazzi. Molto fortunatamente, certo che sì. Attenzione qua, ragazzi. Kanavi, un bluino. KT, Kuz viene beccato lì mentre cerca di startare l'Herald. Puro 1v1 in sto minutaggio, non ve lo so dire. Si muove Nico dalla midlane. Kanavi confident, ragazzi, di questo Herald. Deve stare molto, molto attento. Perché comunque, ragazzi, c'è un cazzo di Renekton. Lo ignoro. Perché lo ignora? Ah, ok, perché sarà mossa la botlane. Ok. Quindi Renekton non follow up perché era man disadvantage. Ci sta. Va a prendere la wave in bot, becca la bot intanto dei KT, facile, De Zanna, la zanna del leone, la zanna del serpente, la zanna della tigre, la zanna dell'elefante, la zanna dei minion. Knight recolla lì, ma penso sia la copia di Knight, perché quello vero è dietro la torre a recollare. BDD qua intanto pusha la wave TP mid immediato di Knight. Il drago spawnerà tra più di 2 minuti, primo drago ricordiamo è spawnato nelle mani di GDG. Kuz torna in giungla, il crab verrà preso dalle mani di Kanavi grazie alla priorità di corsia in botrin. Renata si muove verso mid, Orianna deve ancora beccare e tippare, anche per questo, ragazzi, sicuramente un punto a favore. Kin però in top lane si becca un'altra fucking placca. Si sta comportando bene il top player dei KT, molto 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 bravo. Non facile il matchup contro 369, facile il matchup contro Aatrox per ora. Contro 369 un po' meno, però secondo me, ragazzi, tra 15 minuti vedremo un 369 tirare dritto come un treno merci. Ruler con la W secca e golosa qui, ragazzi, manda back la botta avversaria, sono in 3. Kuz si muove, vuole levare la pink, ma arriva Kanavi, flash in immediato da parte di Mix. Deve stare attento perché Renata già ha la W, non la preme bene, cioè, ovvero la preme ma è inutile, completamente irrilevante. Ulti di Kanavi su BDD, BDD deve esplodere, la prende, BDD flash out, Kuz in mezzo al fight, cerca una kill, non la trova, peccato, rischiava di diventare poi quel Kanavi stesso, di diventare una V grazie all'essere Viego di merda che ruba
l'aspetto del champion, le ruba le spell, quel campione broken di merda, fortunatamente nerfato 7000 volte perché all'inizio era turbo obnoxiously broken. Vorrei vedere però rallentatore quel fight. Flash di Knight, tentativo molto interessante, shockwave incredibile di BDD, incredibile shockwave a salvarsi la vita qua, straordinaria. 1v1 di Aiming con Ruler. Lascia sta Shark. Si butta in missing perché è il champion con mobility, quindi vuole dare visione col proprio corpo, ragazzi. Ci prova Kanavi. Renata prende il drago, Godos, Borro. Ingaggio di Rakanino. TP immediato, ragazzi, da parte di Kin. Dasha oltre il muro, vuole quel Rakan, lo vuole. Ulti di Kin, flash su Rakan, muore missing, non verrà. Questo doveva morire, ragazzi. Questo doveva morire. Sembra il mio Rakan. Sì, ragazzi, però hanno trollato gli altri. Lì era morto. Non è errore che ti fa perdere il game, ma era una bella kill da prendere qui, ragazzi. Continua a vedere a Fierce ogni game. Vuol dire che stanno bannando tutto. Entra indietro. Kalista, Xayah, Kai'Sa, Zeriban. Insomma. To get him out, but boom. It will still be a win for JDG, right? They still zone away the Orianna. We'll be able to get the comunque forte Aphelios, eh? Secondo me Aphelios contro Zeri lo puoi giocare benissimo. Xayah, Kalista li devi bannare. Kai'Sa non serve. Secondo me Aphelios, se levi Kalista e Xayah, è pari sia a Zeri che a Kai'Sa, che a Jinx in questo caso, ragazzi. Dovrebbe essere forse a parità. Forse è il terzo di carry del meta Aphelios. Sai come finisce? La mamma di Bambi muore, godo. No, Aiming! Oh, no! No, riga, no! Vabbè, aspetta, non poteva tirarla altrimenti perché beccava Knight. Non l'ha sbagliata Aiming, ragazzi. Non l'ha sbagliata. Se la tirava più giù, guardate il pixel. Se la tirava più giù si stoppava qua probabilmente. Rimbalzava da qui a qui. Seitava qui. Rimbalzava qua. Sembrano distanti, ragazzi. C'è qualche Aphelios player? No, e allora ragazzi non è unlucky, è Knight che era nell'imposto giusto. E Aiming non ha sbagliato la R assolutamente, ragazzi, l'ha fatta passare a pixel perfect sopra Knight. Non è un errore qua, ragazzi, è stato semplicemente incredibile tutto quello che abbiamo appena visto. Quale streamer mid laner consiglieresti di guardare per imparare il ruolo? Italiano, Wiltrim? Italiano non ti consiglio nessuno. Straniero, guardi i pro player. Sono i quarti di finale, vecchio, ma è un quarto incredibile. KT in vantaggio, ora pari di gold, un K sotto, ragazzi. Però ricordiamo che KT sono sotto di un K con Renekton. Ok, fermi, buoni. E Aphelios, ragazzi, non va a scalare questa Jinx perché non c'ha l'utility enchanter dietro. Ok, così come Jinx non andrà a scalare Aphelios perché ha dietro Rakan. Quindi sono due AD carry che scalano allo stesso modo late game. Orianna, Nico, forte entrambi in teamfight. Vai, però è più facile giocare vai Nico che Orianna, Viego, Aatrox, Scala, Renekton. Questo game è 60-40 a favore dei JDG. Soprattutto perché ora sono pure avanti early game. Kin tira dritto qua, ragazzi. Kin al momento è il champion più forte del gioco. È il player più forte del gioco. Guardate, Knight becca una ulti incredibile. What the fuck, cosa ho appena visto. Guardate Knight. Boom. Missing, trolla un po' qui, ragazzi. 3, 1 HP, finita la partita. Finita qua la partita. 3-6-9, cerca di arrivare su BDD. W di Jinx, Kanavi insegue. BDD flash out. Incredibile quello che ho appena visto, ragazzi. Che fight. 3-1. E fa molto male qui, ragazzi. Fa molto male. Flash in di Ruler che prende la kill. Kanavi era quasi riuscito a scamparla. Kill che va, ragazzi, a Ruler. Shutdown che va a Ruler. Disastro. Disastro per i KT. Contando che la comp dei GDG late game è più forte. È disastro. Disastro. Qua è quasi. Hanno messo la chiave nella serratura. Al prossimo fight, il prossimo K Gold, girano e chiudono. Ulti incredibile questa qua. Guardate Knight che ha fatto. Incredibile. Missing trolla. Incredibile. Ulti di Ruler buona. Tutti una HP qua. E molto bravo Aiming a essere arrivato su Knight. Sì, su Knight.
IG had already cleared out all the vision behind them. They'd moved in to KT's red buff to contest it. So there's no vision to spot out Knight as he came in. Secondo te, Ruler è il player più forte del mondo al momento? Allora, il top lane più forte al mondo, no, non vedo 369 così dominante come Bin nell'ultima partita. Voglio... Allora, top è sicuramente Bin. Penso sia sicuramente Bin, ma aspetto questa serie per parlare. Però se non è Bin, sono Bin 369 ed è confermato. Bin 369 leggermente... sono così. Bin 369 sono così. Giungla è una bella... È una bella corsa in giungla, ragazzi, perché comunque parliamo di un meta dove non brillano le meccaniche. In giungla non brillano le meccaniche, brilla l'intelligenza in questo meta, ragazzi. Quindi difficile andare a parlare di giungla più forte. Cioè non c'è la palese, non è così palese quale sia il jungle più forte al momento. Non è così palese, ragazzi. Mid laner... Anche lì è pieno di persone forti. AD carry posso dirvi che secondo me c'è un dislivello interessante. Credo che siano Ruler e Guma Yuzi quelli che stanno venendo fuori più di tutti. E support, forse Missing carry, anche Lance è una bella bestia. Forse Missing e carry sono i due support più forti rimasti. On non mi piace. Elk ha giocato. Elk e Gala sottovalutati, sono d'accordo, il migliore. Anch'io sottovaluto molto Elk. Gala non è sottovalutato. Però Gala gioca con un support che mi sembra fosse una piccola. Qual era il nome del support di Gala? Gala è troppo inferiore a Missing. E Gala è troppo inferiore. No, scusa, il support di Gala è troppo inferiore sia a Missing e troppo inferiore anche a Keria, secondo me. Hang. E anche Elk gioca con un support troppo inferiore. Epitomized by a roller coaster. So we'll see what they're going to be able to do to it. Cercano di aggiungere Nighton. Qui ragazzi JDG vogliono questa torre top per poi andare a piazzare quei lumi davanti al Nashor che spona tra un minuto. Daylight come ti sembra? Non ho visto il brillamento, non ho visto la play, non ho visto la cosa incredibile, non ho visto il brio. La prima volta, un attimo, che voglio vedere qua BDD che prende 1v2. Billy DD, ulti di Jinx steppata, boom boom boom. Knight ancora vivo, Knight prende il cazzo da BDD in 1v1. Però qui ragazzi ora c'è il collapse e BDD ragazzi non riuscirà a scappare. Io 5 persone metto, penso un bianco e 5 rossi. Vai a vedere il game adesso ragazzi, ecco, hanno esploso i KT. Guarda il game, vecchio, io l'ho detto l'altra volta, hai visto con che attenzione ho guardato il primo. Nel momento in cui ho visto quel fight là, avevo già capito che di draft il game era over, quindi quando il game è over io sono... Tendo sempre a... Ora BDD qua. Tendo sempre a non riuscire più a concentrarmi sulla partita. Sapendo anche poi che è pure indifferita, però qua guardate che roba, è one side, cioè è one side il game, è one side ragazzi. È palese che è one side, no? Voi magari, cazzo, GGG incredibili quanto sono forti, è one side game. Da quel minuto in cui hanno fatto quella kill, il fight davanti al Nashor, da quel momento lì il game era finito. Ciao Aiming. Ah ragazzi, vedete qual è il punto, perché poi mi sconcentro. Il primo game incredibile, close as fuck. Questo game abbiamo tenuto botta fino a quel fight là. Ma poi ragazzi, io da competitive player so quando un game è finito. E qua i KT ragazzi, non è che sono inferiori. Gaming muore 1v1 perché l'outplayano di macro e non c'ha più voglia di giocare al game. Gaming ragazzi, guarda che roba, vedete, era one side, draft era one side. Il game è finito qua. Con la four man di Nico. Qua è finito, il game è finito al minuto 16. Voi vedete un K di vantaggio, io vedo Nexus esploso. E quello è il punto. Ora ritorniamo seri ragazzi. Ora ritorniamo per favore concentrati, perché finalmente c'è un game che può spezzare la partita ragazzi a favore di uno dei due team. Il terzo game di una serie è fondamentale. Sivir contro Xayah Open. Fermi signori. Fermi. Allora, Jax contro Aatrox.
L'ultima volta che abbiamo visto questo matchup, Aatrox ha tirato dritto e non ho capito perché. Finalmente posso rivedere il matchup. Wukong contro Rell. Wukong Orianna. Particolare. Chills draft dei GDG. Molto interessante, ragazzi. Il Wukong in giungla lo vedo poco. È già stato visto, ma lo vedo poco. Sivir AD Carry con Rakan che andrà a giocare da un'altra parte. Allora, perché Sivir verrà lasciata sola. Xayah verrà lasciata sola perché Sivir viene lasciata sola. Nautilus si muove. Rakan si muove per la mappa. Rakan. Orianna forte, Nautilus Azir molto forte, 3v3 però, di là c'è un tank contro un Wukong carry, quindi vince chi ha il carry, quindi JDG se si vire da sola vincono per la mappa, sì, perché Wukong è più forte di Rell e Rakan si sta muovendo con lui, quindi possono giocare sulla lane topside tra top e mid rendendo il matchup favorevole per Aatrox, e facendolo fare le Aatrox Sphinx early game, mid game. Come ho visto in quella partita là, immagino che ho visto l'Aatrox fare roba normale early game e mid game, squagliare Jax, anche se non capisco com'è possibile, ripeto però. Allora ragazzi, Prio mid di Azir è strano, perché in quel matchup mi ricordo che tutte le Orianna finora hanno avuto priorità, quindi è successo qualcosa che mi sono perso, ragazzi. Non capisco come sta andando il tuo matchup. Io penso che BDD sia tra i mid lane più forti e sottovalutati del mondiale. Quando ho detto BDD forte, la gente all'inizio mi ha detto: chi cazzo è BDD? Perché conoscevano tutti Chovy, conoscevano tutte quelle persone lì, Knight e vaffanculo, Faker. Però poi BDD secondo me è turbo sottovalutato come player. Ed è un mid lane incredibile. Voglio capire, ragazzi, la situazione quando Sivir comprerà l'oggetto e Rakan inizierà a roamare, quello che succederà, perché reputo Wukong, Orianna, Rakan più forte di Rell, Azir, Nautilus. E arriverà il momento in cui quella Sivir sarà da sola e quella Xayah sarà da sola e da altre parti. Come fa Sivir a essere così avanti? Alelo Blades. Alelo Blades per l'Early Prio. Non l'avevo notato. Alelo Blades, Azir. BDD scelta per avere Prio Early. Particolare, ragazzi, non apprezzo molto. Cioè, è una cosa che ti aiuta molto, per carità, magari in laning phase, è più forte nei trade, l'altro non se lo aspetta, quello a speed, per carità, ma... L'aggressione non arriverà da parte di Azir Rell, anche se è quello che sta succedendo. Io l'aggressione me l'aspetto da Wukong. Appena Missing si leva dai coglioni qua. Knight non ha mana. Hard pushing, non ha il TP, BDD. Riesce a pushare in tempo, si muove bot Wukong, vediamo se riuscirà a trovare qualcosa, ragazzi. Davvero li corre così in testa, ma vince veramente Rell. Rell vince i trade, cioè Rell vince i trade con Wukong. Gang di Kuz, Ruler para la Q con lo spell shield. Mi spieghi come fa Sivir Rakan a avere però su Xenadrus? Sivir è la di carry con più priorità del gioco. Non perché pusha la wave e vince i trade. E non così, tecnicamente neanche così tanto early. Sivir, quando chiude il primo oggetto, è al fast clear più che pushing, al fast clear più veloce di tutti. Quindi può rimanere da sola, perché non può mai venire devata, perché la wave non riesce a crashare, no? Quindi prendi sempre con Sivir un support che roma, perché Sivir rimarrà da sola, non può venire devata, perché la wave non arriva. Sano non è rota. È rota, vecchio, ho capito, ma non è che ti fa 1v1. È rotta e basta, perché c'ha la R che dodge tutto, c'ha un DPS troppo alto, c'ha le piume di merda broken. E Sivir è anche difficile da killare nel 2v2, cioè è difensivo come campione, no? Perché io ho dato la win. Allora, ho detto, mettete vittoria dei JDG, secondo me ho detto che potevano vincere i KD. Spero che sia così. L'importante è che hanno mostrato al mondo che i JDG possono sanguinare. E l'hanno visto tutti in game 1. E questo darà una mano incredibile al prossimo team che affronterà i JDG. Incredibile. Questa serie darà una mano incredibile. Non so chi arriverà dopo, un team tra LNG e T1, ma il team che arriva contro i KT, contro i JDG o i KT o chi sia,
ha esposto palesemente. Mettiamo che passano i DG, sono stati esposti incredibilmente per quelli che sono. Ormai arriviamo in semifinale ai mondiali dopo questo game, quindi parliamo di team forti, no? È il primo game dei mondiali che perde in GDG. Se parli di un game nella serie, penso di sì. Sì, penso di sì. Sono passati 3-0 e questa è la prima serie loro. In altri mondiali avevano già perso. 3-6-9. Incredibile la velocità di questa giocata. Vedono Kanavi qua, lo vedono. Perché, minchia. Cazzo, vedono Kanavi, hanno avuto le palle di ingaggiare così. Wow KT. Missing, vedete, sta lasciando da solo a Sivir. Ma ormai la play è stata fatta in top lane e il roaming risulterà inutile. Push mid di Azir. Tiene, continua a tenere con una priorità che non dovrebbe avere grazie alle low blades. Orianna perma sotto torre. Molto interessante quelle low blades, ma andrà a peccare di danno secondo me dopo. Sì, domani reacto a IT1 contro LNG, ragazzi. Sarà una bella serie anche quella. Per me ci sono delle sorprese lì incredibili. Gala contro Guma Yuzi, c'è già il cazzo in mano. Scout contro Faker. Non voglio pensarci, ragazzi, che mi sale la tensione. Mi sale tutto, proprio, mi sale tutto. La kill su Jax è buona, eh. È un matchup che non perde, che scala, cioè. Kin qua ha delle responsabilità abbastanza grosse. Ecco, vedete che Rakan inizia a non andare più in botlane. Però penso che ci rimarrà ancora perché Sivir non ha ancora chiuso un item. Poi può fare quello che vuole. Occhio. Missing is not afraid of anything at all. He hasn't been all tournament, just happy to walk over and gather as much. On the chase. Got a bit of a fight here towards his top side as well, as we can see 369. Fatemi bere un attimo, ragazzi, che mi stanno calando i sali minerali. Sto gridando come un figlio di troia. Fatemi reintegrare. Che ti startano il drago qua, ragazzi. Sembra prima, in realtà Orianna sta collassando. Orianna Rakan sta collassando, arriva anche Wukong. I GDG mettono l'era al mid addirittura, particolare, non vogliono far muovere quella Azir. Lo vogliono, ragazzi, lo vogliono. Non vogliono far muovere Azir, cercheranno qualcosa di rapido forse, ragazzi. È un Herald al limite del buttato, vogliono sacrificare l'Herald per il drago addirittura. Incredibile scelta da parte dei GDG. Non so se è intelligente o folle, ma Azir ovviamente non si può muovere. Quell'Herald mid va a far conquistare questo drago, molto incredibile. Sweet like cupcake. I cupcake mi sanno da qualcosa di coreano, quindi non apprezzo. Ma se sabbi tu, vuol dire che sei un cupcake speciale, speziato, incredibile. Al gusto di triplo cioccolato. Cioccolato che viene esploso in faccia al povero Kuz. Ido crop esploso. 3-6-9 full vita. Kin 1 di vita. 3-9 sta aspettando il cooldown delle spell. Rischia il turno. Miro 2-5. Mira bene, dottore. Mira bene. Mira in testa, però. E one tap quando lo farai. Ovviamente si parla su Warzone. E quelle cose lì. Ma sono tua nonna. Grazie, nonna. Gank in top di BDD. Ma Kin viene sciolto di pugni dall'incredibile play di 3-6-9. Che adesso, però, verrà esploso. E darà una kill a BDD. Kill fondamentale per la Zir. BDD che sta shittando in testa, secondo me, a Knight. Knight obbligato addirittura a prendere una placca e tippa in top in risposta. Una play proattiva, non mi piace. Reattiva, scusate, non mi piace. 3-6-9 comunque mostruoso a trovare quella kill. Interessante questa giocata. Mamma mia, Ruler. Che tumore. Non lo so, Zebino. Sono forti i GDG, ragazzi. Io penso, da come sto vedendo questa serie, da come ho visto Gen.G, BLG e VBG Energy, non ci parlo, ma credo, a parte i VBG, qualsiasi team può vincere il mondiale. BLG può vincere il mondiale, i KT se vincono questo game possono vincere il mondiale, i GDG possono vincere il mondiale, così come i T1, gli LNG. Siamo davanti, ragazzi, al perfect
al perfect. Siamo ai quarti di finale a breve del mondiale. I team qua hanno masterato League of Legends, ragazzi. Posso dire da parte dei JDG che hanno due player incredibili. Hanno due player i JDG che sono veramente di un altro livello rispetto a tutti. Perché Missing forte per carità, ma puoi matcharlo con altri support. Knight forte per carità, ma altri mid laner li trovi. Kanavi, ripeto, non è un la jungle meta è più intelligence wise questo meta. Non vedo il carry incredibile che va 6-0 come l'altro anno Kindred e Ekari, quella puttana lì. Top e AD carry sarà... questi sono i due ruoli che decidono questo mondiale. Top e AD carry. Chi ha il top AD carry più forte vince il mondiale. E non vedo l'ora di vedere JDG contro LNG o contro D1. Cosa dovrebbe accadere per farti dire questo team sicuramente vincerà il mondiale in base alle partite rimaste? Io penso che dovrei vedere uno dei ruoli che ho appena detto e dovrei vedere una prestazione favolosa, dovrei vedere una prestazione incredibile che mi fa dire questo è il player, questa è la dichiarazione più forte al mondo, questo è il top più forte al mondo. E per ora ce l'ho di Bean quella sensazione. Il problema dei BLG lo sappiamo tutti qual è, ragazzi, che per quanto Bean sia il player incredibile, c'è uno di questi due ruoli che ho appena detto che è inferiore secondo me sia a Gumayusi che a Gala che a Ruler. Magari non di troppo, ma io penso questa cosa qua. Poi magari ci sta che non venga condivisa la mia idea. I team al momento sono pari, comunque ed è qualcosa di straordinario. Terzo game della serie, terzo game del quarto di finale, team pari, due draghi a zero. Il team dei KT, ricordiamo ragazzi, avere Jax late game champion, Azir late game champion con frontline tank. Dall'altra parte Orianna, scala anche lei, non quanto Azir. Aatrox ragazzi, champion broken, nulla da dire. Ma non è più broken di Jax in late game. Jax penso che faccia 1v2, Tabi altri due oggetti fa 1v2 contro Kong'Andor nel sideline. Quella Sivi ragazzi mi spaventa un po' perché non conosco veramente il DPS di quel campione perché l'abbiamo visto poco. Sappiamo quanto è broken Xayah però comunque in questo momento, sappiamo quanto ban priority ha quel champion. I JDG dicono ve la lasciamo open, non ce ne frega niente. Quello che vedo io al momento è il terzo seed coreano che lotta in una maniera incredibile contro il team che è favorito ai mondiali, il team che non ha mai perso quest'anno, cioè... Sapete cosa vuol dire che i JDG non hanno mai perso una serie quest'anno? Hanno vinto tutto, vuol dire che non hanno mai perso in un anno di gioco una serie. Kanavi ingaggia su BDD, bellissima l'ulti BDD, ma viene comunque preso Shockwave. BDD morto, la mano di Ruler, attenzione qui ragazzi, Lancer sta già tankando, Kuz obbligato a scappare, Kin in teamfight mi sa che non c'era, riesce a salvare la vita di Kuz facendo saltare out, Kanavi collassa, continuano tutti a correre ragazzi, li prenderanno, Kuz salta out, i KT sono vivi, piume di Xayah a salvare completamente la situazione, mamma mia, poteva essere disastro ed è già disastro perché è 2-0, mamma mia che roba. 3 draghi a 0 per JDG e qua c'è win condition palese, 3k avanti. JDG vogliono ingranare la marcia e se devono ingranarla devono farla ora, perché ora ragazzi guardate è il momento perfetto per i JDG. Jax non sarà mai, non è forte per altri 10 minuti. Wukong alle kill, è un carry molto più forte di Rell. Azir deve scalare. Orianna al momento con Wukong che è avanti team fight wise è molto 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 pericolosa. Sivir è un champion che scala ma ha preso le kill ragazzi, è 2-0. Devono continuare l'aggressione secondo me. E qua ci sono tre draghi e tra 5 minuti non so quanto sia fattibile per i KT fightare, perché quel Jax e quell'Azir non saranno ancora in spike tra 5 minuti. E questo mi fa capire e vi fa capire, vi chiedo di pensarci quanto era incredibile Kratos Dunamis, grazie ai 10, incredibile anche lui, sì. Qua muore Ruler, forse, sì, muore finalmente, questo vale tanto per i KT. Mi fa capire quanto era incredibile quell'Herald tirato in mid per non far scendere Azir e prendere il secondo drago, incredibile come scelta. Sembra un Herald buttato sulla carta, in realtà era per non far muovere il mid laner, wow. Fammi vedere il replay. Guarda 369. Missing. Flash di Kanavi. Ulti di Kanavi su BDD. Arriva Missing. Ulti di Azir bellissima. Scusa. Ulti di Rell. Come ha fatto Azir ad andare dentro? C'è arrivato Rakan allora.
C'è arrivato. Non ecco io. Poi Dorcro. Mamma mia, povero BDD. Esploso Lance. I GDG sono incazzati, ragazzi. I GDG sono incazzati. Nashor che spona tra 10, hanno fatto un pick. Nashor che spona tra 10, hanno fatto un pick. Qua possono fare disastri. GDG continua ad abusare come abbiamo detto noi. GDG sono incredibili in queste situazioni. Kuzu non HP, salta out. Cannabis stannato. BDD si butta in ulti incredibile su Missing. BDD obbligato a facere out. Missing è ancora vivo. Aiming sta focussando Canavi. Canavi che crolla sotto i colpi di Aiming. Intanto il flank di 369 dall'alto che tippa. Kin è obbligato ad andare via. Preso da 369. Salto sulla ward. Incredibile. 1-0. Poteva essere tanto diversa la situazione. Solamente una kill. Mamma mia che ho visto. Missing riesce a sopravvivere. Vorrei vedere il replay. Se la regia me lo concede. Regia, fammi vedere il replay. Grazie. Ti ho provato, ragazzi. Volevo essere... volevo vedere se ero sul pezzo. Eccolo qua. Fammi vedere Rakan. Lance fuori posizione. Preso. Ulti di Wukong. Boom. Devono forzare in questo momento. I GG sono più forti. Morto. Beccano verso il jungle e la giungla per il Nashor per andare a guardare e poi ribaitare tra 10 secondi che spona il Nashor. Trovano Kuz, vanno in su Kuz. Deve stare molto attento Kuz perché se muore è finita. Kuz, manda il Storm, deve andare via. Viene bloccato da Rakan, Missing arriva anche sulla Zirn. Kuz salta out, Kanai va in, Kuz salta fuori. Missing viene ultato dentro la BDD. Aiming? Che cazzo fa Aiming? Ha trollato il Basic. Aiming molto molto buono. BDD aveva Giga smurfato ma non ha il flash adesso. C'è il drago tra due minuti e lui non avrà il flash. Male 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 questa cosa, ragazzi. Male male male. Azir senza flash non può fare quelle giocate. Male male male, ragazzi. Male 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 per i KT. Male male. Due minuti al drago. Missing va per prendere visione, la trova. Gli verrà tolta immediatamente, ovviamente, ci sta. Recolla per resettare la vision. What? Wow. Che cos'è sta call? È velocissima sta call, però i GDG sono pronti. Non possono, devono indietreggiare, ragazzi, rischiano di perdere veramente il game. Lance era fuori posizione, lì dovevi andare in subito. Il Keitar indietro dopo, secondo me Lance flashava out. 3-9 ogni volta che viene inquadrato è scuro in faccia. Dovrei farvelo vedere, ragazzi. È sotto di me in questo momento. Sembra sempre il player più incazzato del mondo mentre gioca. Guardate qua che roba. Dai KT. Mi è piaciuta quella mossa incredibilmente aggressiva di prima. I KT levano la vision. Knight è lì però, è pronto. Fa capire i KT che non c'è modo per loro di startare. BDD, mamma mia BDD, cosa mi fai vedere? BDD ragazzi, al sangue agli occhi. Il drago però qua poteva essere in difficoltà qua, ragazzi, il draghettino. I GDG stanno ballando tra Nashor e drago. I GDG fanno capire che non gli interessa di andare a contestare il quarto drago. È la cosa che vi dicevo. Avere il quarto drago per un team significa il primo per l'altro, quindi inutile per l'altro, e possono prendere grazie a questo Praio in una parte di mappa interessante. Voglio vedere se GDG vogliono fightarlo, vedere se GDG vogliono andare al Nash, però mi sa che la parte del Nash era semi salpata dal fatto che i KT sono andati a guardare lì in modo molto intelligente, ragazzi. Guardato, Cannabis starta al drago e ora i KT lo sanno e i KT sono obbligati a premere il grilletto su questo drago. Eccolo lì. Guardiamo Lance. Flash. Basic. Boom. Usato lo Speshed di Ruler. Ulti. Mania Storm di Rell. Stanno collassando su Rell. C'è questo TP che andrà a vincere il fight perché split Azir sicuro. Azir, vedete, Azir obbligato a riprendersi di qua. Non ha il flash. Obbligato a un ulti passiva. Bellissima la Xayah. 369 full HP. Missing mi fa godere sto game. Mamma mia. Ruler li ha clearati. BDD mi è dispiaciuto un attimo, ma era un TP incredibile a parte 369 che l'ha splittato dal fight. E BDD non aveva il flash a inizio fight, ve l'avevo detto, no? Fight era impossibile. Flash basic di Ruler, anzi flash ulti di Ruler. Ruler flash out con spell shield addirittura per sicurezza. No cappato Rell. Focussano Rell per primo. Guardate Ruler che è libero di fare quello che vuole. Kill a Kuz. Qua rientra, ragazzi. Base sulla Enza. In realtà non ha fatto niente. In realtà Ruler ha dato due base.
Non potevano semplicemente killarlo. Ha giocato molto bene gli RG. TP di 369 è perfetto. Oh. Missing è, penso, la miglior partita di un Rakan al mondiale, forse. Siete d'accordo? O comunque una delle migliori, sicuramente. Grazie 24. Anche Clean è al verde dopo questo game, dopo che verrà cacciato dai KT per trolling. Ciao Greens, ciao ciao. Grazie mille 24. Intanto mid ingaggiano ragazzi BDD in mezzo al teamfight, sembra esplodere. Diventa dorato, ancora lo zero da prendere. Missing fa destra a sinistra, Missing è ancora vivo. Canavi qui ragazzi, viene esploso da Aiming ulti, arriva sul flank 369 che dice doggia questo brutto figlio di puttana coreano. Denaco il 369 picchia tutti. Kuz non può fare niente contro queste persone. Il game è ufficialmente terminato, ragazzi. Ragazzi, così come la vita dei KT, forse finisce addirittura adesso con questo push. Wow, Aatrox è un pick, ragazzi. È un pick che non ha senso. Aatrox continua a non avere senso, ragazzi. JDG 2-1. Finiscono? Sì. Arriva il momento nella vita di un uomo, dottori, che deve, in cui deve prendere una decisione, ragazzi. E la decisione dei KT è prendere Lulu. Esplodete, mostri. Gragas, pick subottimale contro Jax, counter pick, ma fa schifo come champion. Lil Sin contro Vi, Lil Sin è la prima volta che vedo Canavi con Lil Sin. Non voglio dire una troiata, però so che sicuramente lo sa giocare. Kuz, Syndra contro Orianna. Carino Syndra qua, carino Syndra qua. Non possono pararli il DPS di Syndra. Carino. Vai, arriva per forza su un target. Non c'è peeling. Xayah broken champion. Lulu Xayah particolare, non ottimale, ma ok. Non è brutta la comp dei KT. Non è brutta la comp dei KT. Sembra favorevole ai KT. Sembra abbastanza favorevole ai KT. Però non esiste il favorito. Non esiste un team favorito contro i JDG. Immagino neanche con la comp. Le comp penso vengano annullate quando sei a sto livello, ragazzi. Non so se. Se siete d'accordo, poi dite voi 369. Mi ha scritto scary su Gragas. L'ho capito, vecchio, ma Gragas fa cagare adesso, dai. Due vittorie di Free GDG, quindi psicologicamente dici superiore. Lenz si fa beccare fuori posizione. Non mi è piaciuto molto, però Aiming l'ha tornato bene di DPS. Hanno vinto addirittura il trade. Non pensi che una certa dovranno bannare Rakan a Missing? Io penso che bannare Rakan sia inutile. Penso che bannare Rakan sia inutile perché c'è troppa roba forte. Quindi Rakan è quello con meno impatto rispetto a tutti gli altri. Non è che è inutile Rakan, è il ban di Rakan che è inutile. C'è troppa roba più forte da bannare. E Rakan è uno di quei pick che puoi lasciare open, secondo me. Jax è in quasi ogni game, vero? Ward is in the brush. There for KT is missing. Moves on up. I believe it was Kuz that secured it. Oh, carino. Guardate Kuz. Peccato, se faceva la doppia V Lenz. Ah, non era vero, due, ma è flashato aggressivo. Ora come te ne vai da lì? Oh no. No. No, ti prego. Bello, BDD! Si è mosso prima BDD, ti amo. Che Lenz aveva trollato. Aio, eroico BDD, ti amo. Kin. Vabbè, laner, Gragas è il laner che tiene Jax molto facilmente, ragazzi, ma... Mamma mia, che tumore 369. Hanno preso BDD. Leggi rispondono immediatamente, ragazzi, abusando il BDD sul fatto che è arrivato là flashando, probabilmente. Quindi BDD non aveva il flash, quindi giustamente punito, giustamente. Si arrampica sulle liane. Kim, che cazzo fai? Che cazzo fai? Flash out, flasha. Mamma mia, che minchia. Perché non gioca in B3? È troppo complesso. È troppo skillato. Qua Liu che non entrano, vecchio. Sì, Thresh se deve essere giocato qua. Il punto di Thresh è che se lo tocchi è broken. E la gente poi ti vince i game da soli in competitive. Perché il kit è broken, la lanterna è troppo forte. Se nerfi tutto fa schifo il campione. Se lo buffi ha troppo lane a dominance, che non ha counterplay, non ha counterpick. Bello. Boom. Ulti di 369 che dice beccati sto barile di merda.
Babokin. Miglior support di sempre. Se vince Kyrie quest'anno la risposta. Trimby. Barry dal momento. Ah, dice per i mondiali, pre non... Non ti so dire, vecchio, al momento. Sicuramente è scelta coraggiosa rimanere, vincere un mondiale con due team diversi è sempre uno statement incredibile. Preso l'era da parte di Ligeti, molto bravi, 3-6-9 fuori posizione. Kia non ha il flash purtroppo per stannarlo, peccato. Sbaglio, il senso sta facendo poco. Ma io penso che i KT sulla carta siano favoriti su questo game qua. Syndra Prime su Orianna, Syndra contro questa roba qua per boostare entrambi i carry. Xayah più broken di Kai'Sa. Vai, non hanno peeling per gli ultimi vai. E Jax è più broken di Gragas, cioè. Se vincono i JDG, forse per un choke. Chi mi ha insegnato tutto sul gioco? Ho giocato 10 ore al giorno per 10 anni. 3-6-9 non poteva voltarli dietro. Mamma mia. Scusa, ma perché il mio Gragas non fa? Il mio Gragas fa cagare. Sembra che stia giocando Aram 3-6-9. Scusa, senti. Q, E, torna indietro, E, R, W gol basic, Q, W, E, senti, ma ce l'ha un cooldown Gragas o è solo quello di 3-6-9? Che cazzo Ah, pensavo di essere ingaggiato. BDD caga in testa a molti midlane. BDD è sempre stato uno dei migliori midlane al mondo, ma poche volte ha avuto la chance di arrivare al mondiale tira dritto. Ha dimostrato quello che doveva dimostrare BDD se dovesse perdere stasera. BDD vogliono questo drago, a quanto pare hanno... Tengono Gragas lì, ragazzi, che poi va a tippare in top lane probabilmente, o inizia a muoversi ora, ora vediamo. Ok, vediamo se 369 cammina direttamente. Cosa che può fare, immagino, perché la wave è ancora là. Un drago a uno, Kanavi vuole BDD, BDD senza flash. Vediamo se arriverà, ma secondo me qui, ragazzi, si becca semplicemente la va in giungla tra poco, se continua a stare lì, a giocare oltre le linee. Spottata va in questo momento, lì si può fare quello che vuole. Sto guardando lì sui Raptors, deve stare molto attento. Mm-hmm. 200 gold. Flash di vai, Orianna. Disengage di 3-6-9, becca Lulu. Killano Lance, mamma mia che fai. Ancora vivo Lance, è vivo? Peccato, Knight morto però, sì, secco. Arriva Alistin che in questo momento è broken. L'ulti di BDD con lo stun successivo, bellissimo. E mi può fare DPS, molto bene qua KT. Molto bene qua KT, incredibili qua KT. Peccato per Lance, era quello sopravvissuto. Straordinario. Hanno usato tutto sul support però i giocatori di GDG. Non so se avete notato, ulti di Gragas e ulti di Orianna. Guardate qui ragazzi, 3-6-9. Disengage, ulti su Lulu e Knight che ulta Lulu, capite? Però è subottimale andare a usare tutte le ulti sul support. Era il mid KT, un K di vantaggio, si gode. Ulti di 3-6-9, ulti di Aiming. Gelo per N Gragas con Yone, full CDR, full utility top lane qua ragazzi. Quindi mettono tutte le loro, cioè Orianna è carry ma item difensivo anti burst. Mettono tutto nelle mani di Ruler allora. Si fidano così tanto di Ruler, Riketi. E i GDG. Utility Gragas, che comunque il danno ce l'ha. Disengage le Sin. Orianna passiva obbligata per il pick di Syndra. È tutto DPS di Ruler qua, per il gesto game. Secondo me devo controllare Riketi per... perdere sto game. Però non è mai trollare, è solo venire outplayati, secondo me. Ciao BDD, non hai flash vecchio. Morto, non ulta neanche. Poteva ultare se non l'hai missing, tanto non doveva riutilizzare. E invece ha fatto bene qui ragazzi. Se c'è un fight e vincono per quell'ulti, ha fatto bene. Si muovono in top ragazzi. Knight, l'ho già vista questa play prima. L'ho già vista.
Vogliono dei varli. Gli davano. Esploso 369, lo davano. Incredibile. Sha, ti caghi in mano. Ti stai cagando in mano, Sha. Hai paura per 369 e GDG. Ti stai cagando. Mamma mia. No. E niente. Punto di GDG. Ah, boh. Se lo vedi, dimmi qual è. Semplicemente è una comp. È una comp così. Kickato out. Sai il risultato, amico? Ma boom. E TGDG 4k avanti, 3k avanti, 3k e 2. Dai. Nashor bait. Baitate il Nash, fate un altro fight, fate un pick, levate la vision. 4k. Lo fanno. Non ora, ma lo fanno. È il game dei miracoli questo. È il game miracoloso. BD, torre, aumenta sti gold. 4k e 6 KT con uno statement incredibile. Fanno vedere al mondo intero che i JDG, ragazzi, sanno, non sono imbattibili. I JDG non sono imbattibili. Per la prima volta quest'anno si vede una roba del genere. Signori, i JDG non sono un team imbattibile. Dai KT, fatelo per i fan. KT viene, la Corea ha perso i JDG. Fatelo per i fan. Mixing fuori posizione qua. Attenzione, ultato. Follow up, ammazzata. È vivo. È morto. Il pugno. Baita, dai, oh. Hanno baitato e hanno trovato un fight. Scusate, ragazzi, c'ho un hype addosso incredibile. Lance, stoppa. Perché? Perché hanno paura di cliccare il. Bello. 5k, quasi 5k. I KT vogliono il drago, vogliono pareggiare i draghi. Per non rischiare, per non dare win condition strane. BRD, ultra! Drago. Canavi non farlo. Stan, Dodo. Corre. 5k. GG 369 match in top lane. Straordinario. Boom, torre. Riesco un po', ragazzi, a farvi entrare dentro al game. Guarda Canavi. Bella l'ulti, BD, stanna. Follow up col caso. Ulti up. No, non ce l'ha up, BD. I pezzi di merda, ha ultato Orianna prima, peccato. Però mandano Canavi, lo HP. Rakan, si butta dentro. Becca Lance. Missing low HP. Riesce sempre a salvare con uno HP quel figlio di troia di Missing. Lo sto odiando. C'è flank di aiming. Morto 369. Nashor. È low Canavi. Gli ha dato il spawn. Lo fanno. Non c'è jungler. Ruler. Play del mondiale questo.
Questo è il miglior play di una di carry al mondiale. Blind. Boom. Troll la BDD, perché BDD non deve stare qua, perché il jungler non c'è. Allora, il problema qui, questa, quello che fa Ruler è una cosa senza vision. Quello che fa Ruler è una cosa, no, non credo abbia vision di questa roba qua. Non ha vision questa roba qua. Gli ha fatto Goku, ma non ha senso per IKT fare questo, perché non c'è il jungler. Era Nashor questo. Per Ruler è incredibile, però hanno trollato gli altri. Mamma mia, che disastro. Finito, hanno fatto il Nashor, anche un peccato. Disastro. Questo non comeback mentalmente. Triple kill per Ruler, cioè. Disastro. Non è una combo che scala meglio KT. 4-0 Kai'Sa con shutdown presi. Sì, cioè tecnicamente Lulu, cioè il punto è Lulu più Xayah, che non worka così tanto. Tecnicamente Jax scala. Sì, tecnicamente scalano meglio i KT. Però è un colpo di merda psicologicamente, vecchio. È psicologicamente che è un colpo di merda, perché eri avanti 5k, il game era finito. Rebel Baron power play is still continuing to tick northward. This could be up to 3000 as this inner turret is going to be taken. Qua pareggiano i gold. Eccolo lì. Che cazzo fanno in top? Sono tiltati KT. So safe. Do they find Cousin BDD? Confused. I'm not sure if them on that. With that control. Wait, who finds who? Are we flanking who and stuff again? Dagger, I'm confused. I'm not sure quite what's going on here. Via. Speed up. But maybe it allows KT to take some control here. But looks like in Dragons will be dead even. Merito di quanto momento di prendere KT in percentuale, demerito di, allora, play incredibile di Ruler, per carità, ma è demerito di BDD qua, ragazzi. È inutile andare a fare una kill su una di carry, è inutile provare a zonare quando sai che lì se ne è una KP in base. Era stupido, era free Nash andare via. Beh, se le cose andavano male, è morto Godo. Se le cose andavano male, al massimo moriva un tizio a caso dei KT, ma era Nashor alla fine del game. Oh, predict, ho letto, basta. Non c'è la way, però c'è il drago tra poco da prendere. TP? No, non lo so. BDD ha perso il mondiale da solo. Disastro. Non puoi fare una roba del genere. Non puoi farla. Ha perso il mondiale da solo. Il Nashor era loro e questa roba qua è Mamma mia, che timing di shock qui, però. Lo sai fare, per carità. Sì, però meccanicamente, cioè, meccanicamente i GDG mi fanno sborrare, cioè. Possiamo vedere una cosa, per favore? Cioè. Zonia, perfetto. Shockwave che arriva, che viene, fa cominciare la Shockwave prima della fine dello Zonia. E termina perfettamente sul termine dello Zonia, perfettamente, al millisecondo. Q di Kanavi, che non l'ha ancora tirata. Doppia V di Kai'Sa, che prende BDD. Ah no, aveva preso la Kugana, ok. Dai, ma che meccaniche c'hanno, Poi non puoi sbagliare niente contro i Gerigi. Nice, ok. Trolla anche, vai. Bravo, Keen. Drago. No, guarda il timing. Peccato che si veda poco quella texture di Shockwave, perché era incredibile. Mamma mia, Ruler che ulta in per dare il basic. Incredibile. Ragazzi, se BDD non lo fanno. Cioè, allora, fermi. Cioè, guardate che roba. E Tinelli che sta guardando in questo momento. Se Ruler non entrava a premere il basic, guarda. Tira un basic, guarda il sim. Arriva, lo chiude, ma era polimorfato. Se non arrivava quel basic di Ruler,
L'Isshin era polimer fatto e lui caitava indietro. Non voglio dire una puttanata, però... Non voglio dire una puttanata. È un robo colpito. Rule è troppo forte, vecchio, bravo. È incredibile. Bello! Bello, Kin! Muori, Knight! Muori! Non lo fai, è morto! Vieni qui, Kin l'ha smarfata. No! No, no, non lo fa. Incredibile. È incredibile. Chi ha dato il boss? Knight. È incredibile. No, non è sfiga, vecchio. Non è sfiga, è incredibile. Non è sfiga. Che partita è? Oh no, da Marco. Finito. Vai, spawn morta. Arriva adesso. IP di 369. Chi fa la play disperata? Kim Hint. Mamma mia, BDD. Ruler ha messo le palle in testa. Cioè, Ruler qua fa lo statement. È la dichiara più forte al mondo. Vedrò domani T1 contro LNG. E c'è da vedere Guma, ragazzi. C'è da vedere Guma. Perché se vincono i T1 domani e c'è JDG contro T1, sarà almeno lo scontro tra le botlane più forti al mondo. Cioè. Ho paura solo a pensarci, ragazzi, a vedere una roba del genere. Ho paura solo a pensarci. Ma che sto vedendo? Ruler come counter prime. Ora, ok, Ruler sarà la persona più lontana da counter. No, non ce la fanno. Ancora il flash up, Ruler, ragazzi. In tutto quel fight, ancora il flash. Capito? Ancora il flash, quella roba. Strike now on cooldown just for a little bit, but we're pretty late into this game. 15 seconds on Cuz. Yeah, BDD, can he actually execute someone? Scatter goes wide, here goes Keen. Looks for the opportunity onto missing, but he's so slippery, and now the Nexus is exposed. JDG a few auto attacks away from the semi. Problem with JDG. Ruler. Gaming tries to stand his ground, but the Nexus is being...